Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui per la seconda parte della lezione precedente, che è la verità riguardo Lucifero e Satana. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh, miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, facendo il lavoro, affaticando e rischiando la propria vita a causa di questa verità. Yahweh Bahashem Yahweh Shai Barakatam. Sono il fratello Yaraya Yashar Allah della Great Millstone GMS Campo d'Italia. E sì, come avevo detto prima, la seconda parte, e volevo iniziare proprio dal libro di Apocalisse capitolo 12 versetto 7, che avevamo già trattato, ma c'erano dei punti che volevo tirare fuori. Vi avevo intanto spiegato che Lucifero vuol dire il portatore di luce, e Lucifero lì rappresenta un popolo, il popolo dei così chiamati uomini bianchi che stanno governando. E non sbagliate delle cose, perché non tutti i bianchi, i così chiamati uomini bianchi, sono di quel seme dei malvagi là, ok? Perché Israele è stato mescolato con tutte le diverse nazioni, perciò ci saranno anche israeliti che assomigliano loro. Quando parlo dei così chiamati uomini bianchi che governano questo regno in malvagità, intendo coloro che stanno proprio gestendo questo regno qui, e alcuni dei loro semi sono sparsi anche tra di noi. È lo spirito che determina. Dunque, tornando al libro di Apocalisse capitolo 12 versetto 7, che avevo già spiegato, perciò consiglio di andare a vedere il video precedente. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e il suo angelo combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Ok? La parola angeli vuol dire messaggeri, ok? Abbiamo angeli spirituali e angeli fisici, ok? Due parole che volevo trattare qui è diavolo e Satana, ok? La parola diavolo, andiamo a vedere. Torniamo qui. Facciamo la traduzione. Questo... Ok. Anzi, vi avevo detto prima, la parola angeli rappresenta messaggero. Ok, prendiamo prima angeli, che vedete è la parola angelos. Vediamo cosa dice. Angelos. Perdonatemi. Devo sempre tradurre. Che vedete? Un messaggero, un inviato, un angelo, un messaggero di Dio. Perciò la parola angelo vuol dire messaggero. Abbiamo angeli spirituali e angeli fisici, come i uomini, come vedete. E c'è anche la scrittura che dice... qual è la scrittura là? Perdonatemi che lo trovo velocemente. Some of you. Questo è il libro di Ebrei,
Ebrei 13:2. Ops, cosa sta succedendo? Ecco. Ebrei 13:2. Questo è il libro di Ebrei che dice: non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni, praticandolo senza saperlo, hanno ospitato angeli. Ok? Perciò abbiamo gli angeli, spiriti, e gli angeli che, ok, sono uomini come noi. Ok? L'angelo vuol dire semplicemente messaggero. Ok? Scusatemi. Qui. Ora andiamo a vedere la parola Satana, il diavolo prima. Che vedete è la parola diabolos. Vedete? La parola diavolo, falso accusatore, calunniatore. Vedete, sta parlando di un uomo, ok? Incline alla calunnia, diffamatorio, accusando falsamente, calunniatore, falso accusatore, calunniatore, metaforico applicato a un uomo che, imponendosi alla causa di Dio, si può dire che fa la parte del diavolo e si schiera con lui, ok? Perciò questo sta parlando di un uomo, ecco perché dovete andare sulle parole radice di queste parole qui, perché la Chiesa, né nessuna religione vi spiegheranno queste cose qui. Questo sta parlando di dei uomini, okay, che accusano falsamente, okay, e sappiamo che sono i così chiamati uomini bianchi, ok? I caucasi che stanno governando in calunnie, okay, in malvagità. Ora andiamo a vedere la parola Satana. Satana è uno che è contro il padre. Perché per capire meglio vi consiglio di andare a vedere chi sono i malvagi, ok? Ho fatto un video già in passato. Queste cose qui rendono i video troppo lungo. Satana vuol dire avversario, uno che si oppone ad un altro in proposito o in atto, il nome dato a, ok? Il principe degli spiriti maligni, l'avversario, ok? Perciò, vedete, dice un uomo simile a Satana. E che cosa vuol dire Satana? Vuol dire avversario. E che cosa hanno fatto questi uomini finora? Sono sempre stati degli avversari a padre. Il padre ha stabilito delle leggi e statuti. Loro fanno delle leggi che vanno contro. Tutto quello che fanno è contro il padre. Perciò riuscite a capire che questo versetto, Apocalisse 12:7, sta parlando, ok, di un combattimento che succederà in futuro. Anche il libro di Isaia 14:12 che avevamo tirato fuori nella lezione precedente, che parlava di Lucifero, che sta parlando di questi uomini qui che stanno governando, ok? Ed è una guerra che arriverà più avanti, ma non è tanto, perché abbiamo visto già i segni che ci hanno detto riguardo questo avvenimento. Yahawashai torna presto e arriverà questa guerra qui. Ecco, infatti, loro stanno correndo, cercando di avvelenarvi, di cambiare la natura della vostra genetica, che per distruggervi, così quando torna Yahawashai non trova chi salvare più. Ok? Questa guerra è una guerra che sta per arrivare. Dunque, ora torniamo all'altra parte della lezione che ci tenevo a farvi capire questi due punti qui, ok? L'altra parte della lezione è che
Satana e i diavoli, questi spiriti maligni, sono tutti sotto il servizio del Padre Yahweh. Il Padre li ha creato tutti e li ha messo a quel scopo là, ok? Questo è il libro di Giobbe, che è molto importante questo libro di Giobbe. E non sto vedendo bene. Giobbe. Qui, capitolo 1, leggo da versetto 6, ok? E dice: un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore Yahweh, e Satana venne anche egli in mezzo a loro, ok? Ma qui dice i figli, scusatemi, qui dice i figli di Dio. Anche Satana viene egli in mezzo a loro. Satana è un figlio di Dio, ok? Satana è un messaggero di Dio, ok? Continuiamo. Il Signore Yahweh disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa, ok? Perché quello è il suo lavoro, ok? Andare su tutta la terra e provare la gente, ok? Quello è il suo lavoro, è la sua funzione, ok? Il Padre ha creato tutto. E qui, come mai il Padre ha una conversazione con Satana? Perché il Padre non inizia subito a combattere contro lui? Queste sono favole che vi hanno insegnato in queste religioni qui. Sentiamo la conversazione. Satana rispose al Signore Yahweh: da percorrere la terra e da passeggiare per essa. Il Signore Yahweh disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non c'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema il potere e fuga il male. Satana rispose al Signore Yahweh: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non lo hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai che non ti vedrai se non ti rinnega in faccia. Ok? Il Signore Yahweh disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore Yahweh. Avete visto? Questo è bellissimo e questo vi fa capire che sono delle favole tutto quello che vi hanno insegnato finora nella Chiesa. Satana è un angelo in servizio del Padre. E qui c'è stata una conversazione tra il Padre Yahweh e Satana. Ok, il Padre l'ha chiesto: hai visto mio servo Giobbe, che non c'è nessuno sulla faccia di terra che mi teme più di lui? E Satana lo dice: vuoi vedere che se tu lo togli via tutte le sue ricchezze e tutte queste cose qui, vedrai che lui cambierà. Invece il Padre sapeva questo e Giobbe è stato approvato. Come ognuno di noi che veniamo in questa verità, veniamo provati. Tanti cedono e tanti non cedono. Se c'era la guerra tra i due, perché Satana deve essere in servizio al Padre? Non ha senso. Andiamo a vedere un altro esempio. Questo è il libro dei Giudici. Capitolo 9 e versetto 23. Che dice: poi Dio mandò un cattivo spirito fra Abimelech e i Sichemiti, e i Sichemiti non furono più fedeli ad Abimelech. Il Padre Yahweh ha mandato uno spirito cattivo, ok? Perché sono tutti al servizio del Padre, sono obbedienti al Padre, sono tutti al servizio del Padre. Ok, andiamo a vedere. Ecco perché si chiama il Padre dei Spiriti, ok?
che il Padre Yahweh non è una guerra tra Satana e Dio, no, mai. Primo Samuele. In tutta la Bibbia ci sono diversi precetti riguardo questa cosa qui, ma qui tiro fuori solamente un po' di esempi, poi chiudo la lezione. Poi chi riceverà questa verità lo riceverà, chi non lo riceverà rimarrà nella propria ignoranza. Perché non sono queste lezioni che ti sveglierà, è il Padre stesso che ti sveglierà, che ti darà la sapienza. E chi non ha la sapienza di capire queste cose, chiede, come dice il libro di Giuda, capitolo 1. Questo è il libro di Primo Samuele, capitolo 16, e versetto 14, che dice: lo spirito del Signore Yahweh si era ritirato da Saul, e uno spirito cattivo permesso dal Signore lo turbava. Avete visto? Come mai questi spiriti maligni, Satana e i suoi angeli, sono in combattimento del Padre? No, è il Padre che fa queste cose. Questi spiriti sono al servizio suo. Lo spirito del Signore Yahweh si era ritirato da Saul, e uno spirito cattivo permesso dal Signore Yahweh lo turbava. Ok? Il Padre è il Padre di tutti gli spiriti. Un altro precetto, libro di Primo Re, capitolo 22, versetto 20. Dice: il Signore Yahweh disse: chi ingannerà Acab affinché vada contro Ramoth di Galaad e vi perisca? Ci fu chi rispose in un modo e chi in un altro. Allora si fece avanti uno spirito, il quale si presentò davanti al Signore Yahweh e disse: lo ingannerò io. Signore gli disse, il Signore Yahweh gli disse: e come? Quello rispose: io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i profeti. Il Signore gli disse: sì, riuscirai a ingannarlo, esci e fallo. E ora ecco, il Signore ha messo uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti. Ok? Avete visto? Cosa è successo? Questo è un altro concilio, ok? Che il Padre ha tenuto. Voleva fare male a un re, voleva che lui andasse in una guerra affinché poteva morire. E il Padre ha chiesto: chi manderò, chi andrà a ingannare Acab? Ok? E uno spirito si è fatto avanti e dice: andrò io, uno spirito, ok? E il Padre lo chiede: ma come lo farai? E fa: io andrò e sarò uno spirito di menzogne a tutti i profeti, così profetizzano dicendolo di andare a questa guerra qui, che non ci saranno problemi. Ma una domanda che vi faccio è che, ma perché il Padre non ha detto a quel spirito: ma stai zitto, questa è una brutta cosa? No, perché il Padre ha un bilancio giusto. Il Padre gestisce sia il bene e il male. Il Padre gestisce tutto. E una volta venite a capire queste dinamiche del Padre, avrete più paura del Padre. Ok? Lo temerete di più. E temendo il Padre porta alla sapienza. Porta alla saggezza, come dice il libro di Proverbi. Ok? Vi tiro fuori un altro. Questo è il libro di Secondo Re, capitolo 19, e versetto 35, che dice: quella stessa notte l'angelo del Signore Yahweh uscì e colpì nell'accampamento degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina, ecco, erano tutti cadaveri.
E il padre che fa questo ha mandato un angelo della morte, ok? Nel campo degli Assiri. Questo angelo è andato ad assassinare, avete visto? 185.000 uomini. Dovete avere il timore del padre. Se non avete il timore del padre, siete persi proprio. Ok? Dovete avere il timore del padre. Il padre gestisce tutto. Tutti gli spiriti sono sotto il suo comando. Ma qual è la scrittura che dice, come dicono queste religioni e la chiesa? Questi spiriti hanno combattuto contro Dio, hanno ribellato. Ma no, queste sono delle favole. Sono delle favole. Il padre gestisce tutto, sia il bene e il male. Mi porta a farvi vedere il libro di Amos. Libro di Amos, capitolo 3, versetto 6. Che dice: squilla forse la tromba in una città senza che il popolo tremi? Piomba forse una schiaggiura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? Ok? Anzi, andiamo a vedere un'altra maniera. Vediamo da qui cosa dirà Amos 3. Il padre fa tutto, il bene e il male. Versetto 6. Traduciamo. Vedete, questo è il punto che volevo tradurre bene. Vi sarà il male in una città e il Signore, se non fatto esso, ok, non ha tradotto bene, ma vedete che quello che deve dire giustamente è che non qualunque male c'è in una città o ovunque, il Padre lo ha permesso. Infatti, vediamo cosa dirà questa qui. Vediamo, volevo solamente vedere, non c'entra niente intanto. Il punto. Vedete, questa versione lo dice bene. Dice: la tromba suonerà nella città senza che il popolo accorre tutto spaventato. Perché nell'antichità, quando c'era guerra, c'era questa tromba che suonavano. La gente sentiva questa tromba e sapevano che c'era il pericolo. E tutti si spaventavano. Ok? Saravi alcun male nella città che il Signore non l'abbia fatto? E la risposta è no. Il Padre fa tutto. Fa il bene e fa il male. Ok? Mollate queste favole che non fanno bene, che vi fanno perdere, che la concentrazione, come dice il primo libro di Timoteo, capitolo 4, versetto 7, che dice, dov'è? Ma sciva le favole, schiva le favole profane, e da vecchie ed esercitati alla pietà, schivate le favole profane. Sono delle favole che vi raccontano nelle chiese che la guerra è tra il bene e il male. Sì, che da un punto del vista è tra il bene e il male, che è tra Esaù e Giacobbe. Giacobbe rappresenta il bene, Esaù rappresenta il male, così chiamato l'uomo bianco. E sappiamo che i veri figli di Israele sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, e sono sparsi in tutte le nazioni, in ogni nazione del mondo che andrete, ci sono degli israeliti. Anche se non sembrano così, anche se possono sembrare come il così chiamato uomo bianco, ci sono tanti israeliti in mezzo a loro, ok? Perciò mollate queste favole che la Chiesa vi insegna. Non c'è nessuna guerra tra Dio e Satana. Satana è un angelo sotto
il servizio del Padre Yahweh Hashem Yahushai. Abbiate timore di questo potere, che il Padre è terribile. Detto questo, spero che il punto è stato passato, spero che questa lezione è stata edificante, voglio dare tutta la lode e gloria al Padre Yahweh Bahashem Yahawashai Bahashem Rukah Kodash, miei doppi onori agli apostoli anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Ala che si stanno rischiando la propria vita per spingere questa verità in questi ultimi giorni. Shalom, alla prossima. Shalom.